Buongiorno, mi amate bussole! Oddio, che bello fare questo video! Devo stare fermissima perché non voglio spoilerare. Come vi ho detto da inizio anno, sto iniziando a fare video che mi piacciono a me, a prescindere che possano fare tante visual oppure non fare tante visual, magari cose un po' più di nicchia, che possono interessare solo a poche persone, ma chi se ne frega, io sono Sabri, faccio quello che mi piace, quindi quello che mi fa sentire bene, e che se anche può importare a una sola persona, io sono felice di farlo. E quindi, benvenuti, capelli lunghi ragazzi, siete pronti? Wow! Guardate che meraviglia, magari l'avrete già visto su Instagram, è il primo video che sto facendo con i capelli lunghissimi. E niente, vi piacciono? Come state? Io spero stiate bene. Questo è un video direi quasi totalmente femminile, perché non penso di aver visto molti maschi con l'extension. Cioè sicuramente qualcuno sì, però magari diciamo che è un po' più facile che mettano l'extension le ragazze dei maschi, anche perché i maschi quando hanno i capelli lunghi ce li hanno bellissimi, non hanno mai bisogno di extension. Come fate ragazzi, è incredibile. E poi perché siamo noi donne che solamente facciamo i capricci, una volta li vogliamo lunghi, una volta li vogliamo corti, eccetera eccetera eccetera. Però spero che comunque sia un argomento che importi a, potrebbe essere a qualsiasi persona, maschi, femmine, bambine, adulti, quello non mi interessa, anche perché come vi dico io, per me siamo tutti uguali, nel senso che voi potete amare un maschio, una femmina, quello che se ne frega. Io ho sempre detto che per come la vedo io ci innamoriamo di cosa siamo dentro e non di cosa siamo fuori, quindi qui non c'è discriminazione di nessun tipo. Allora, il video di oggi parla di extension. Io non sono una parrucchiera assolutamente, ma nella mia vita ho avuto tantissime extension di praticamente ogni tipo. Ho anche tantissime foto che il testimoniano. E adesso vi racconto un po', perché come vi ho detto voglio parlarvi di Sabri al 100%, anche alcune cose che magari non vi ho mai detto, che però possono essere curiose per voi. Perché voglio fare questo video? Perché ieri ho messo le foto su Instagram e ho ricevuto davvero tanti di commenti di Sabri, ma che extension sono? Come le applichi? Eccetera eccetera eccetera. Siccome veramente dopo tanti anni che le utilizzo posso quasi dirmi una maga dell'extension, nel senso che conosco bene tutti i vari tipi, voglio esaminarlo un po' con voi. E se anche non vi interessa perché magari voi avete i capelli bellissimi o tanti capelli o i capelli lunghi, chi se ne frega, è comunque un argomento che può interessarvi. Alessio negli ultimi giorni mi ha fatto capire una cosa. Io vedo che lui tutti i giorni guarda video, 100.000 video di qualsiasi tipo, piccoli, grandi, adulti, medi, tutti gli argomenti, perché dice è giusto sapere tante cose nella vita, è vero. E quindi è carino, anche se non vi interessa il fattore capelli, che però sappiate questa cosa, perché magari può interessare una vostra amica, a vostra mamma, a un vostro amico, a vostro fratello. Quindi io vi racconto un po' quello che ne so dell'extension. Allora, la prima cosa che voglio fare è legarmi i capelli, perché raga io impazzisco per lo chignon, è proprio la cosa che più mi piace fare nella vita. E adesso ragazzi, quanto è bello, perché io poi adesso vi racconterò, ma ho messo due matasse, quindi ho proprio tanti capelli. E oddio, non ho mai avuto così tanti capelli nella mia vita. Wow ragazzi, quanto è bello lo chignon, quanti capelli ho. Prima di dirvi che tipi di extension ho io, voglio fare un ripasso in generale, o più o meno insegnarvi che tipi di extension esistono. Ho aperto Google e ho scritto tipi di extension e mi è uscito prima cosa extension a clip. Ok, vi faccio vedere che cosa sono le extension a clip. Le extension a clip sono quelle più comode, che io dico, però che non danno sempre un bellissimo risultato vero. A clip vuol dire che sono fatte a mollettina, per esempio questo qua che state guardando ora, quindi che apri e chiudi, che quindi puoi mettere la mattina, puoi levare la sera, di certo non dormi con queste anche perché sono fastidiose, e quindi diciamo che ho un risultato provvisorio magari giornalmente. Io ho fatto per esempio un'estate intera, mi ricordo, che le mettevo la mattina e le toglievo la sera, quindi non mi ha rovinato per niente i capelli perché sono delle mollette. Il risultato non era nemmeno malissimo perché si mesciavano molto bene, le avevo prese un po' mosse. E questa è la loro particolarità, che come potete vedere hanno queste piccole clip con attaccati tutti i vari capelli. Ecco, c'erano anche quelle giganti così, che quindi tu cosa fai? Le attacchi dietro, magari puoi un po' cotonare i tuoi capelli, le attacchi dietro e queste ti si allungano e viene per esempio un effetto simile. Allora, io penso che questo sia un po' photoshoppato, però per farvi capire, questo qui è l'effetto che viene. Prendo anche altre foto così almeno vedete
Questo è un extension a clip. Quelle più comode, ma che non potete tenere tutti i giorni, dovete levarvele la sera e rimetterle la mattina. Di solito sono tutti capelli veri, questo cosa vuol dire? Che potete lavarle, che potete dipingerle, cioè potete fargli la tinta sopra. Però vi dico una cosa, i capelli finti, cioè sono veri ma sono finti, perché il capello tipo è vivo per tanto così dalla cute e poi diventa morto, non si sporcano, quindi non dovete impazzire a lavarle, perché questi capelli qua non si sporcano. Extension a cheratina, extension a tessitura, extension biadesive, extension micro ring. Allora fatemi capire, perché io ho fatto micro ring, dovrebbe essere quello, questo qui. Io ho fatto anche l'extension a micro ring. Allora questo, raga, è una palla terribile. È una palla terribile a metterla, è una palla terribile a toglierle. A me non è piaciuto perché mi ha rovinato tanto i capelli. Praticamente vedete come funziona, che si prendono tantissime ciocchettine di ogni capello, dentro hanno questo specie di filo di rame, sono tante ciocche singole, e tu le schiacci sopra e praticamente con una specie di pinza, vedete, le schiacci, queste rimangono attaccate e quindi ti infoltiscono i capelli e te li allungano. Io le ho avute, il risultato era molto molto bello, ve lo sto facendo vedere, ma purtroppo, raga, io queste non ve le consiglio per niente, a parte che quanto è stato difficile toglierle dal parrucchiere, è dovuto venire Andre che ci aiutava con le pinze a rompere, diciamo, questa parte dura. Dalla parte di Sabri sconsigliatissime, ce ne sono tantissime altre che costano molto meno, perché queste mi ricordo che erano molto care, tantissime che costano meno, che adesso vi farò vedere quelle che utilizzo io, ma micro ring, per mia esperienza, poi magari voi vi siete trovati bene, ma io non ve le consiglio per niente. Extension a tessitura. Extension a tessitura le ho fatte più volte e dovrei avere anche un po' di extension qui. Io ne ho tantissime, ragazzi. Eccole qua, le avevo comprate di tanti colori diversi, quindi queste abbiamo il castano scuro, il biondo, il castano chiaro. Ne prendo una per farvi vedere. Tessitura cosa vuol dire? Vuol dire che vengono cucite. Da chi vengono cucite? È da una persona che è capace. Nel mio caso me le facevano le ragazze che venivano a farmi le treccine. Questo che cos'è? Avete presente le trecce che io mi faccio sempre qua di lato? Trecce, voi le chiamo concatenate. Ecco, si fanno così. Vi faccio vedere da qui. Praticamente voi fate questa treccia dentro nei vostri capelli, con i vostri capelli, e poi andate a cucirci dentro questi capelli, che tra l'altro sono meravigliosi, sono tutti capelli veri. Ecco qui, vedete, questo penso che sia un metro, anzi forse direi molto di più di un metro, 2 metri di capelli. Quindi si tagliano, in questo caso magari voi prendete, fate una ciocchettina da qui a qui, la tagliate e poi con ago e filo le cucite dentro e vedete... Adesso se io le cucissi faccio tante strisce e poi viene un effetto del genere. Queste vi posso dire che io mi trovavo molto bene. Io ho capelli molto fini, quindi dopo magari 3 settimane già le levavo. Però quando le ho fatte mi sono trovata molto bene. Le ho levate perché il capello che mi avevano messo non era bello come questo, e quindi dopo un po' di lavaggi diciamo che aveva perso questa lucentezza, questa morbidezza, perché non erano capelli di alta qualità. Io vi consiglio, se mettete le extension, di spendere un pochettino di più e di prendere capelli ad alta qualità, che poi vi consiglio. Quindi abbiamo anche visto l'extension a tessitura. Mancano quelle cheratina e biadesive. L'extension di cheratina possono essere fatte in più modi. Allora, per esempio, quelle che vi ho fatto vedere prima con l'anello, che possono essere fatte di cheratina, ma quelle che vi consiglio io sono quelle di cheratina biadesive, quindi con uno scotch particolare, che sono quelle che ho addosso. Le potete vedere qui, ma ora ve le faccio vedere nello specifico. Io ho comprato 2 matasse perché volevo fare una bellissima testa molto 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 folta, diciamo. L'extension biadesive di cheratina sono molto molto semplici sia da applicare che da levare che da curare. Queste sono 2 ciocchettine con sopra uno scotch particolare di cheratina, quindi se io levo questa parte qua vedete che rimangono adesive. Come funziona? È davvero facile. Tu praticamente col pettine dividi la testa, fai la righettina come per esempio può essere qua, e in tutti i capelli sotto fai una specie di panino, quindi prendi un po' di capelli, li posizioni sopra lo scotch e poi con l'altra vai a chiuderli sopra, fai proprio un panino. Vedete? Questo che ha fatto lei è la stessa cosa che ha fatto a me Andre. Vi faccio vedere più o meno come funziona, così vi faccio vedere anche poi com'è il risultato finale dentro. Un esempio stupidissimo: io faccio una riga qui, voi la fate col pettine fatta bene, con la coda del pettinino prendete una ciocchettina di capelli, ecco qui, fatevi aiutare, una la mettete sotto, una la mettete sopra
ta-ta, loro si attaccheranno e questo sarà il risultato. Raga, per me queste sono assolutamente le extension più belle che possiate mettere. Se prendete i capelli veri, adesso vi suggerisco anche una marca, sono stupendi, sono morbidi, sono bellissimi al tatto. E la cosa bella che rispetto alle altre extension che di solito butti via, perché quelle con gli anellini li butti via, se prendete i capelli brutti li buttate via, queste invece cosa succede? Che ci mettete dello scotch sopra, quindi levate lo scotch che c'era prima, mettete dello scotch sopra e li riutilizzate. Io mi ricordo che alcune le ho utilizzate fino a 2 anni e le ho avute per tantissimo. Ovvio, dopo 2 anni i capelli magari piano piano si distruggono, anche perché li fonate, li pettinate eccetera eccetera, poi li ricomprate, ma hanno un costo ben diverso. Io mi ricordo che quando ho fatto Miss Italia il primo anno, parliamo di tanti anni fa, era 2008, quindi ancora non erano super famose le extension, avevo pagato 1000 euro per una roba che poi in realtà me la sono fatta da sola, ho comprato 100 euro al pacco, e capito? E mi sono venute molto più belle perché ne ho messe il doppio e c'è stato un risultato completamente diverso. Poi non so il vostro parrucchiere a quanto prezzo ve li possa fare. Ovvio che se andate a farle da un parrucchiere, cioè la mano d'opera, te le fanno loro, è un prezzo diverso. Queste che vi consiglio io, riuscite, cioè a me le metteva mia mamma, me le ha messe Andre, che Andre non sa fare niente di capelli, sarebbe riuscito anche Alessio a farle, ma vabbè, ovviamente poi voi siete liberi di farli dal parrucchiere, anzi se li farete lì sicuramente verranno benissimo. Ma ogni parrucchiere ha delle extension diverse. Per esempio l'altra mia parrucchiera non conosce queste extension, non le ha mai utilizzate, e quindi io me le facevo da sola. Vi faccio vedere quelle che uso io. Questi sono quelli che mi sono comprata io. Io ho preso 50 centimetri, poi potete prendere anche 30 centimetri, parlo di lunghezza, e ho preso 40 fasce da 100 grammi per 2. Per esempio io l'ho pagato 102 euro il pacco, quindi ne ho presi 2, quindi 200 euro. Li ho presi questa qua, che dal castano scuro va al castano chiaro, poi però come potete vedere c'è biondo, ci sono tantissimi altri colori in base alla lunghezza che volete, perché per esempio se andate a 35 centimetri, li abbiamo anche di altri colori. Io vi consiglio di spendere un po' di più e di farle lunghe, perché poi siete sempre liberi di tagliarli all'altezza che volete, perché vi servono lunghe, perché se le mettete qua sopra avranno una lunghezza diversa di quelle che vanno sotto, quindi magari fa un effetto che a voi non piace. Quindi spendete un pochino di più e prendetele un po' più lunghe. Io uso i capelli Remy, non so che cosa sia, penso che sia una marca, ma mi sono sempre trovata benissimo con i Remy. Per levarle come funziona? È molto semplice, ho comprato un solvente, l'ho sempre utilizzato, che è uno spray. Nel momento in cui vogliamo levarle, adesso vi faccio vedere come ce le ho attaccate io. Questo lo potete fare anche da soli, non c'è bisogno che vi aiuti qualcuno. Questa per esempio è una ciocca, io spero che vediate. Io vado a spruzzare il prodotto qua sopra e il prodotto magicamente verrà via, perché è una specie di, penso che sia un acido, che va a sciogliere la colla e che quindi vi verranno via. Poi nel momento in cui voi l'avete pulite, lavate, fatto quello che dovete fare, riappiccicate sopra un pezzettino di scotch e magicamente i vostri capelli saranno ripronti per essere rimontati addosso. Noi ci abbiamo messo ieri 1 ora e mezza, ma ripeto, abbiamo messo almeno 60 fasce. Il risultato per me è meraviglioso. La mia fortuna, nella sfortuna, la mia fortuna è che avendo i capelli così brutti, sottili, fini, anche se sono due colori diversi ed era voluto, perché io ho voluto prenderli un po' più scuri, che anche perché poi si chiariranno per fare questa mesciata, vedete come i miei si infilano bene tra le extension. Invece se avete per esempio un capello a caschetto dovrete un attimino sfilacciarli, perché altrimenti vi verrà la cosa fungo, quindi tutti così e poi i capelli sotto e basta. Ovviamente sarà un pochino più difficile fare le treccine, anzi non so se potrò farle, perché altrimenti se io faccio così, come faccio ad annodare nelle trecce le fasce, perché queste sono fascette di boh, penso 5 centimetri. Ma tanto quello che farò io sarà sempre la mia amata coda. Ragazzi, adesso la faccio un po' a caso, ma guardate che coda, è il mio sogno di tutta la vita avere una coda così. Non è bellissimissima? Ecco, io spero che il mio primo video in cui parlo delle mie passioni, che magari non c'entrano niente con quello che piace a voi, sia potuto essere utile per qualcuno di voi che magari vi interessava sapere queste mie piccole passioni, e spero di avervi dato anche degli ottimi spunti se vorrete anche voi farvi l'extension. Tutto qui, aspetto i vostri commenti, perché essendo una rubrica nuova mi farebbe molto piacere, sia positivi che negativi, sapere che cosa ne pensate. Vi mando un bacione grandissimo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao amori!